accordo fatto a Stiffe, alla presenza di Marco Marsilio e Pierluigi Biondi, abbiamo discusso di programmi e di rappresentanza. Abbiamo discusso di creazione, come più volte detto dallo stesso Marsilio, di un assessorato che rappresentasse la parte economica di questa regione, che fosse un assessorato allo sviluppo economico, così come testualmente lo riporto. Abbiamo discusso della condivisione del programma della sanità, perché le cose che noi abbiamo detto che questa regione, questa giunta sarebbe stata giudicata e sarà giudicata su tre punti fondamentali, che sono sanità, economia e, passatemi il termine semplicistico ma per capirci, strade, che come conoscete bene sono stati anche i primi punti che abbiamo inserito nei nostri programmi. All'interno di questo avevamo previsto che avremmo pagato chiaramente uno scotto elettorale, avevamo previsto che chiaramente la parte rimanente delle civiche ci avrebbe abbandonato, vedesi Daniele Toto con la parte centrosinistra, vedesi la parte di Fabrizio per quel poco ne era rimasto comunque contro di noi, e quindi abbiamo chiesto al presidente Marsilio e allo stesso Pierluigi Biondi di avere comunque una rappresentanza, specifico comunque una rappresentanza all'interno della giunta che potesse bilanciare il rischio, che poi c'è stato, delle elezioni di un singolo consigliere e quindi la mancata rappresentanza per come facciamo la divisione noi tra costa e entroterra. Quindi se ci fosse stata l'elezione sull'Aquila chiaramente andava rappresentata la parte della costa, se ci fosse stata la rappresentante della costa, qualunque una delle tre province sarebbe stata, andava chiaramente rappresentata la parte aquilana. Questo accordo è stato ribadito in campagna elettorale e questo accordo è stato ribadito dallo stesso Marsilio lunedì 11 febbraio al piano di sopra. Dall'11 febbraio io non ho più visto e più sentito Marco Marsilio, e questo è già un dato che vi dovrebbe dire qualcosa, chiaramente né lui e né chi per lui. Ci siamo incontrati, come sapete bene, a Roseto con il suo rappresentante del Sigismondi, ma là è finito. Per quanto riguarda chiaramente la cosa ancora più paradossale, mi sono dimenticato un pezzo, non essendo io avvezzo a questi tipi di accordi e pensando che bastasse una stretta di mano, lo stesso presidente Marsilio ha voluto, per dare un segno di grande serietà, che due testimoni confermassero l'accordo. Quindi, nonostante per me fosse una cosa abbastanza strana, ho seguito questo. Quindi Angelo D'Ottavio, per quanto mi riguarda, era testimone dell'accordo dei tre punti. Quindi l'unica cosa che vi pregherei di non concentrarvi sulla posizione, perché l'accordo era molto più ampio. L'assessorato allo sviluppo economico, per la cronaca, non ci sarà. Il programma sulla sanità che noi abbiamo prodotto e che lui ci aveva chiesto non è stato neanche guardato e neanche inserito all'interno del programma del centrodestra e dello stesso candidato Marsilio. Quindi cercherei di chiedervi il favore di mantenere un equilibrio sui tre punti, perché altrimenti sembra veramente che era un accordo su una posizione. Non era un accordo sulla posizione, era un accordo programmatico e chiaramente anche su una rappresentanza, perché noi volevamo che le civiche fossero rappresentate. Per quanto riguarda invece il testimone di Marco Marsilio, all'interno del Consiglio regionale, del Consiglio regionale era Pierluigi Biondi, che ha confermato l'accordo in quella sede e in altre sedi privatamente, chiaramente a me. Detto questo, quindi come dicevo, non ho sentito Marco Marsilio, l'ho visto quando abbiamo fatto, lo sapete più voi di me, quando abbiamo fatto la sua presentazione, il passaggio di testimoni, con Lolli, e l'ho visto 10 minuti, in cui ci siamo semplicemente confermati quello che ci siamo detti. Quindi significa che uno dei partiti della coalizione, che saremmo noi, per più o meno 26, 25, 24, 27 giorni non hanno mai sentito a quel punto il presidente eletto. Ieri mattina siamo andati a un'imboscata, perché quello è stato, perché l'accordo era stato chiuso nei giorni prima tra Marsilio, Lega, Forza Italia e chiaramente Fratelli d'Italia, che Marsilio ha rappresentato, perché Marsilio ha parlato solamente per Fratelli d'Italia. Etel ha detto 4 parole in 3 minuti, quindi chi ha parlato per Fratelli d'Italia ieri è stato Marsilio. Nonostante il passo indietro della Lega, che ha dichiarato palesemente al tavolo che rinunciava all'assessore esterno pur a due condizioni: una, chiaramente, che avesse 4 assessori, 2, che l'assessore esterno fosse io. Altra parentesi qua: nessuno ha mai chiesto l'assessorato esterno, né per me né persone di mia fiducia. Noi abbiamo chiesto l'assessore esterno per azione politica. Il famoso lunedì che vi ho citato prima, dell'11 febbraio, è stato Marco Marsilio a chiedermi
su mia sollecitazione, la famosa rappresentanza, eccetera, eccetera, quindi di andare su quest'area a chiedere la mia disponibilità perché avrebbe potuto difendere meglio al tavolo del coordinamento una posizione dove c'era una proposta autorevole come la mia. A quel punto io chiaramente ho ribadito sempre il concetto che molti di voi ho già detto, che sarebbe dipeso dalle deleghe, perché chiaramente la mia disponibilità ci poteva essere, ma siccome io credo veramente in una giunta di competenze, semplicemente se c'erano deleghe per cui io avevo competenze adatte a portare avanti il progetto. Chiaramente a questo punto ieri non ci siamo arrivati, quindi naturalmente su questo poco da dire. Tornando alla riunione di ieri, quindi Bella Chioma fa il passaggio su questo punto, Pagano dà disponibilità a valutare l'1 più 1, il più 1 sarebbe il Presidente del Consiglio, e a quel punto Marsilio poteva semplicemente chiudere la partita rispettando l'accordo, perché c'era l'assessore libero che doveva essere di Fratelli d'Italia, come accordo, come decenza e come logica politica fondamentalmente. Poi se volete possiamo parlare di quattro numeri in croce, perché noi veniamo, vabbè, finiamo prima questo. Marsilio, senza colpo ferire, senza cambiare sguardo, come se stesse facendo la cosa più normale del mondo, ha detto ok, chiudiamo così, 4 Forza Italia, 4 la Lega, 1 Forza Italia e 1 Fratelli d'Italia, perché è giusto che Fratelli d'Italia abbia una rappresentanza in giunta. Alla mia sorpresa, e quindi chiedendogli non conto dell'accordo, perché a quel punto sarebbe valso poco, perché tutti i presenti al tavolo non erano coscienti prima dell'elezione dell'accordo, e questo ci tengo a precisarlo perché non voglio dare responsabilità a nessuno che non sia Marco Marsilio, quindi nessuno dei partiti era al corrente dell'accordo, ma nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, tutti erano al corrente dell'accordo, quindi chiaramente in quel tavolo non serviva a ribadire niente perché lo sapevano tutti. Alla mia domanda come fosse possibile una cosa del genere, mi ha risposto che Toma non ha dato assessori a Fratelli d'Italia non so dove, credo in Molise, non so dove sta, che Fratelli d'Italia in Friuli è stata trattata male, e quindi c'era una sorta di rivalsa dal punto di vista del suo partito e che lui lo doveva alla Meloni. Quindi noi, dopo esserci sorbiti, e per mio errore, e ribadisco pagandolo le dimissioni di stamattina, non ci siamo solo dovuti sorbire un presidente scelto da Roma, non entro nelle logiche dell'abruzzese, abruzzese, perché io insomma sono nato a Rieti e sono abruzzese da 20 anni, quindi sono l'ultimo che può disquisire sull'abruzzesità delle persone, però sicuramente è stato scelto da Roma al di fuori di ogni logica e di ogni condivisione e soprattutto discussione. Ci ritroviamo anche Azione Politica fuori, perché lui deve far pagare all'Abruzzo una cosa successa in Friuli piuttosto che in Molise, piuttosto che non so le altre cose che ha citato, perché a quel punto mi interessava veramente veramente poco. Andando avanti, chiaramente a quel punto, quindi anche per giustificarvi l'uscita, non sono uscito in nessun modo, in maniera serena, perché naturalmente avevo capito la malparata, perché a un certo punto Marsilio addirittura forse non si erano ripassati il copione, perché Pagano si era dimenticato di chiedere il sottosegretario, quindi a un certo punto Marsilio rilancia dicendo e poi il sottosegretario a Forza Italia. Quindi poi, visto anche diciamo, la poca preparazione scenica, ho preferito chiaramente dire che se l'argomentazione passava sulle deleghe, non avendo nessuna persona in giunta, potevo anche andarmene, perché di fatto per quanto riguarda Azione Politica la riunione era finita. Quindi non c'è stata un'uscita né polemica, né come qualcuno ha scritto, non so chi è che mi ha visto corrucciato, perché io non ho incontrato nessuno fuori, quindi sono uscito come sto stamattina, sereno e tranquillo, nel senso che noi abbiamo fatto il nostro percorso. Ricordo a tutti che Azione Politica ha preso 20.000 preferenze, 20.000 voti in una campagna elettorale assolutamente politica, quando i famosi Fratelli d'Italia o i Fardelli d'Italia, visto che noi siamo stati per Marsilio anche Azione Popolare, quindi diciamo che cerchiamo di definirci un po' in fantasia come fa lui. E ecco, poi magari anche su questo facciamo anche un ripasso, visto che ci siamo sentiti sulla storia della conferenza stampa. E quindi stavo dicendo, nessuno ha avuto niente da ridire fino a ieri sera, che guarda caso la scorrettezza del presidente, perché io prendo atto di questo, come in questo, da questo punto di vista, come elettore di Azione Politica e soprattutto cittadino abruzzese, perché la massima correttezza del nostro presidente, perché purtroppo per 5 anni sarà anche mio presidente, è stata quella di chiamare direttamente Roberto Sant'Angelo per offrirgli la vicepresidenza del Consiglio regionale, direttamente a lui.
Dopodiché, vista la risposta ferma di Ruperto Sant'Angelo nel comunicare che la posizione di Azione Politica era quella che dava Gianluca Zelli, chiaramente ha chiamato me alle 11:30, quando oramai, insomma, diciamo, però i giochi erano fatti. Chiaramente ho rifiutato perché noi non abbiamo bisogno di posizioni di qualche tipo, avevamo bisogno di una rappresentanza per cercare di tenere il movimento. Non abbiamo, chiaramente non siamo d'accordo sull'allargamento delle posizioni, anche perché riteniamo che in questo momento sia l'ultimo dei problemi, stare a vedere se gli assessori sono 6 o sono 8, perché poi Marsilio la mattina dice che ci vogliono 8 deleghe perché le deleghe sono tante. E quindi bisogna allargare gli assessori. Poi la sera alle 11:30, quando mi telefona, mi dice: no, ma tanto che fa? Vai il presidente di un non ben compreso, una bella compresa commissione di indirizzo. Tanto le deleghe, quando hai tolto sanità, agricoltura e attività produttive, le altre non contano. Quindi puoi anche fare. Quindi la contraddizione dell'uomo o del presidente, decidete voi, insomma, continua in ogni minuto e in ogni istante. Quindi, siccome io ribadisco, anche se qualcuno non ci ha creduto e continuerà a non crederci, che il movimento nasce e soprattutto io faccio politica per cambiare questa regione, ritengo che Marsilio sia l'ultima persona che possa cambiare in meglio questa regione. Ritengo che gli abruzzesi abbiano imparato a conoscere D'Alfonso, nonostante il buon lavoro, lo ammetto da uomo di destra, il buon lavoro che aveva fatto a Pescara, gli abruzzesi hanno imparato a conoscere D'Alfonso e l'hanno mandato a casa, e io sono convinto che molto velocemente, come l'ho imparato a conoscere io, impareranno a conoscere Marsilio per come l'abbiamo conosciuto noi, che è la persona che vi ho descritto. Quindi, per quanto mi riguarda, siccome la mia è una posizione personale, non sono più disposto a trattare con nessuna di queste persone, da qui le dimissioni da segretario. Chiaramente Azione Politica rimane un movimento che ha un consigliere regionale, rimane un movimento che, come vedete qua, rappresentati ha 4 rappresentanti provinciali. Quindi ieri sera io personalmente ho chiesto, non con grande sforzo e sacrificio, diciamo, ad Angelo D'Ottavio, che vedete al mio fianco, di diventare commissario, chiaramente, perché non c'è stata nessuna elezione, non c'è stato niente, ieri sera non c'erano i tempi. Quindi ho ritenuto che la persona che fosse più esperta e più vicina a determinate persone per poter parlare con loro sia Angelo D'Ottavio, e quindi ho chiesto al coordinamento provinciale di nominarlo commissario per vedere quali devono essere i passi futuri, perché io, non, per quanto mi riguarda, non voglio più avere niente a che fare né tanto con Marsilio né tanto con nessuna posizione di centrodestra. Perché se il centrodestra abruzzese è questo, preferisco A, starmi a casa; B, se proprio volessi trovare un punto di divertimento per cercare di fare politica, per cambiare questa regione, cercherei, come stavamo cercando di fare, ma in maniera più plurale, non personalistica, di costruire qualcosa di civico e basta, al di fuori dei partiti. Perché i partiti, per l'ennesima volta, hanno dimostrato che le liste civiche servono per prendere i voti, ma non devono essere né rappresentate e soprattutto non devono neanche parlare. Perché poi il punto è questo, cioè, fondamentalmente. Perché la storia, e soprattutto non ci facciamo certo corrompere da una pseudo, da una teorica allargamento di assessorati per farci contenti, perché non è quella la strada per risollevare l'Abruzzo. Risollevare l'Abruzzo significa lavorare, e lavorare da 20 giorni fa. Perché lui, il famoso 11 febbraio, scusate, non 11 febbraio, la famoso insediamento, gli ho detto: Marco, sono passate 2 settimane, non abbiamo fatto niente. Mi ha risposto: così funziona. Ecco, secondo me non funziona così. Secondo me dovevamo essere più veloci in tutto, dovevamo essere più corretti, dovevamo far vedere un modo diverso di fare politica agli abruzzesi. Secondo me abbiamo fatto peggio di quello che ha fatto D'Alfonso, ma molto peggio, e sono convinto che così proseguirà per tutto il resto del mandato di questa giunta. Faccio l'in bocca al lupo chiaramente ai consiglieri, con cui non ho assolutamente niente di contro e nessuna, ma massimo rispetto per tutti, anche per gli assessori, che saranno sicuramente persone rispettabili. Però aspetto oggi pomeriggio per vedere i grandi proclami, cioè il proclama di vedere le competenze e non i voti. Aspetto con curiosità di capire se ci sarà l'esterno e le competenze dell'esterno, e aspetto poi di vedere, insomma, quello che succederà dopo. A questo punto, però, da spettatore. E quindi Azione Politica che farà in Consiglio regionale? Questo verrà visto da oggi pomeriggio. Angelo si riunirà con i coordinatori, si riunirà con Roberto Sant'Angelo, che ieri era stato qua con noi, e quindi chiaramente di fatto questa posizione è stata riportata anche a lui. Quindi inizieranno da oggi pomeriggio. Evangelo è una delle caratteristiche che conosce bene Marsilio, quindi non avrà problemi a interloquirci. Sceglieranno loro, perché la mia posizione è chiara, e chiaramente
non è quella del movimento perché sarebbe in questo momento troppo complicata da applicare, mettiamola così. E poi è giusto che chi fa, perché qua ci ripetiamo sempre tutti quando guardiamo la televisione, no? Perché in Inghilterra si dimettono, perché in America si dimettono, qua da noi non succede mai niente. Io ho dato una linea al movimento che doveva portare a un risultato. Questa linea non ha portato a un risultato, anzi ha portato al punto in cui stiamo oggi e quindi chiaramente la mia linea adesso viene meno. Quindi decideranno loro oggi pomeriggio, si riuniranno con il coordinatore, perché poi ieri sera abbiamo finito tardi, quindi era inutile poi fare qualcosa. Vediamo la giunta, perché noi comunque non avremo posizioni in giunta o in governo oggi, perché chiaramente io la telefonata di Marsiglia di ieri sera alle 11:30 ho ringraziato e ho chiaramente rifiutato, perché non siamo uomini di poltrone, non so come dirlo, decidete voi, trovate voi un modo e siete più bravi di me a scrivere. Non è la poltrona che ci interessa, ma è il bene dell'Abruzzo. Il bene dell'Abruzzo passava per la rappresentazione delle civiche, il bene dell'Abruzzo passava per la rappresentazione di tutte le forze in campo. Noi usciamo con un governo con cui Forza Italia ha tre consiglieri regionali e tre posti al governo. Fratelli d'Italia ha due, secondo se ci mette il presidente o meno, ha due consiglieri o tre e ha due o tre posizioni al governo, la Lega ha la maggioranza della giunta. Quindi questo è quello che hanno fatto i partiti, questo è quello che hanno voluto i partiti, cioè usando le civiche, quindi lasciamo perdere tutte le cose di cui si riempie la bocca a Berlusconi, con apriamo le civiche, diamogli i posti di dirigenza, piuttosto che Fratelli d'Italia apriamo. E a ottobre facciamo un nuovo grande movimento, non gliene frega niente di aprire. Loro vogliono le civiche perché gli deve portare i voti per vincere. Questa volta chiaramente è stato meno importante come del Molise, perché la Lega ha trainato più delle civiche, ma fondamentalmente l'obiettivo è sfruttarle per poi andare a fare quello che sanno fare benissimo, e cioè la spartizione geometrica delle posizioni. Ma esclude un'opposizione costruttiva? Non escludo niente, io lo vedranno loro, lo faranno loro. Dipenderà da loro. Io non, la mia posizione assolutamente sarebbe quella, ma la mia posizione in questo momento, essendo, ripeto, un elettore, sarò uno che se Angelo chiama gli dirà la sua, insomma, niente di più, niente di meno. Grazie. Non voglio fare salti in avanti per poi far trovare chi deve decidere, insomma, in posizioni precostituite. Insomma, nessuna ricucitura possibile. No, non c'è proprio una rottura, cioè in questo momento Gianluca Zelli esce di scena perché non vuole avere a che fare con determinati personaggi. E sto cercando, e vi garantisco che ho fatto veramente, diciamo, yoga per evitare possibili parole da querele o cose del genere. Quindi, diciamo, non voglio avere a che fare con. Quindi io mi sposto, ok? Quindi Gianluca Zelli esce di scena e Angelo D'Ottavio. Così intanto penso di interpretare la domanda. Angelo D'Ottavio, Che si è scritto un corso di yoga comunque. con il coordinamento regionale, parlerà con Marsilio di nuovo e poi decideranno. Se vorranno sentire la mia, ripeto, ma la mia è come quella di altre 20.000 abruzzesi, quindi penso saranno troppe telefonate, quindi possono decidere senza di me. Possiamo fare così. Quello che volete. Adesso Grazie io, se non ci perché sono domande, posso venire a fare interviste dirette. altrimenti non facciamo a tempo a montare.